New York, 1985. Un gruppo di feroci assassini entra in azione. Il bersaglio è un boss della mafia, Big Paul Castellano. Il mandante dell'omicidio è John Gotti, che così diventa il boss dei boss. Questa è la storia dell'ascesa e della caduta di John Gotti. Lungo quasi tutto il secolo è stato così. Onorati gangster che dominano l'impero del crimine. Un impero costruito su codici antichi, patti segreti ed errori pagati con la morte. Nata tra le aspre montagne della Sicilia, questa onorata società si americanizza e viene esportata ovunque grazie a uomini come Luciano e Lansky, Bonanno e Bruno, che sognano di creare un'organizzazione criminale a tutto campo. Un'organizzazione così segreta che lo stesso governo ne nega l'esistenza. George Anastasia si occupa di mafia da 20 anni, scrivendo per il Philadelphia Inquirer. Parte del problema era che Hoover non voleva riconoscere l'esistenza della mafia. Si preoccupava di piccoli crimini, quindi non c'era alcun piano d'azione per combattere l'organizzazione. Se non esisteva, non c'era niente da combattere. Questo creò il terreno per lo sviluppo della mafia. Il crimine paga e paga bene, come a Chicago, controllata da Al Capone, a Filadelfia, dominata da Angelo Bruno, detto il padrino gentile, che gestisce il gioco d'azzardo e l'usura intascando miliardi. O come a New York, dove le famose 5 famiglie controllano tutto attraverso un comitato. Mentre il loro impero si espande, si organizzano incontri per comporre le dispute, pianificare il futuro o anche per divertirsi. Uno dei luoghi preferiti per queste riunioni è Atlantic City. It was a wide open town, like every other town was, not just here, the whole country, the whole United States was wide open then. And like the FBI didn't bother you. Nessuno osa dar fastidio a Skinny. E lui accetta di occuparsi dello zoppicante Club 500, dove si gioca d'azzardo illegalmente e dove riesce ad attirare grandi giocatori e stelle dello spettacolo. Not all the gangsters from Philadelphia who used to come in there to socialize. What were they like? Oh, great. They were great people. No fights, no trouble. There's never no trouble. They respected me a lot, you know. They met every night at the 500 Club. At 12 o'clock or 12:30, just like clockwork, because I was there on many occasions, and they would have a round table and have their conferences, and it would be Bruno and Testa. What were guys like Angelo Bruno like in person? Oh, he's a sweet person. Tell me about him a little bit. Well, he was a great guy. He never wanted no killings or anything. He never wanted dope or anything, you know. He wasn't that type of person. He was a sweet man. Questo periodo di pace della mafia finisce un giorno del 1957. Grazie a una soffiata, la polizia fa irruzione in una casa di una cittadina fuori New York, dove si sono riuniti i maggiori rappresentanti della mafia mondiale. Dopo il summit degli Appalachi, come passerà alla storia, niente sarà come prima. The nation's underworld gets the unwelcome spotlight of publicity as the Senate's investigation subcommittee begins new hearings on crime. These hearings always attract a large number of spectators. This one is particularly crowded, awaiting the first public appearance of Joseph Vellacki, the convicted hoodlum whose confessions to the FBI have reportedly put a price of $100,000 on his head by the infuriated mafia.
Le indagini del congresso, seguite alla retata sugli Appalachi, portano a un uomo di nome Joe Valachi, un affiliato della mafia che parla dell'incontro come di una riunione di famiglia e identifica la famiglia come cosa nostra. Per la prima volta il pubblico viene a sapere di questa società criminale. Testimoniando davanti a Bobby Kennedy e infrangendo il codice di omertà, Valachi firma la sua condanna. What I'm telling you, what I'm exposing to you and the press and everybody, this is my doom. Quello fu l'inizio della fine. Fino ad allora la mafia aveva operato dietro l'omertà. Ma Valachi pronunciò per primo l'espressione «cosa nostra», prima che chiunque parlasse di mafia, e risalì fino a Luciano e a Lansky. Conosceva tutta la storia e per il governo fu un colpo di fortuna che mise in moto le cose per Kennedy e cambiò l'agenda di governo. Adesso c'era un'organizzazione e loro erano pronti a combatterla. Una volta riconosciuta l'esistenza del crimine organizzato da parte dei leader politici, non è più stato un problema trovare le risorse necessarie per contrastarlo. Nel 1970 il Congresso autorizzò l'assunzione di 1000 agenti dell'FBI che dovevano lavorare sulla mafia e io ero uno di quelli. Dopo il periodo di addestramento ci assegnarono ai vari uffici e fui destinato a New York. All'epoca a New York si fece molto per raccogliere tutte le informazioni. C'era un intero gruppo di noi agenti dell'FBI nell'ufficio del reparto antimafia. Eravamo quasi tutti ex veterani di guerra, motivati e pieni di iniziativa. Dovemmo lottare molto all'interno delle strutture rigide dell'agenzia. L'unità speciale si prepara a combattere. L'obiettivo sono i potenti padrini del crimine organizzato, uomini come Gotti, Giganti e Scarfo. I nuovi agenti anticrimine usano anche nuove tattiche e nuove leggi. Alla fine i mafiosi si accorgeranno di non poter competere con le forze dell'ordine. Successe che le agenzie investigative, soprattutto l'FBI, impiegarono agenti che si occupavano esclusivamente di mafia, mentre le procure creavano unità speciali, il cui unico obiettivo era perseguire i membri e i seguaci del crimine organizzato. Quindi c'erano intere squadre di agenti e procuratori, con l'unico incarico di indagare sulla mafia. Il nuovo gruppo di agenti all'interno dell'FBI ha una propria filosofia: privilegiare i risultati e sfruttare l'esperienza del Vietnam nel combattimento corpo a corpo. Avemmo dei forti disaccordi all'interno dell'agenzia. C'era chi credeva che la cosa più importante fosse il lavoro di intelligence, mentre il resto di noi pensava che l'essenziale fosse mettere quella gente in prigione e non l'intelligence. Sviluppammo l'idea che dovevamo penetrare nell'organizzazione, identificare le loro linee di comunicazione e metterle sotto sorveglianza, capire il funzionamento della struttura, il coordinamento delle singole attività illecite, risalire al boss e arrestarlo. Usando tutta la tecnologia a loro disposizione, microspie, sistemi di sorveglianza elettronica e agenti sotto copertura, le forze dell'ordine iniziano a comporre il puzzle da cui emerge un'organizzazione criminale a livello mondiale. Per qualche anno avevano smesso